Ieri, presso la villa comunale di Sala Consilina, si è svolta la giornata nazionale Puliamo il Mondo con Lega Ambiente, progetto fortemente voluto dall'amministrazione comunale ed in particolare dall'assessore all'ambiente Teresa Paladino. Oggi è una giornata molto importante perché i ragazzi mettono, diciamo, alla prova le loro conoscenze che hanno acquisito nel percorso scolastico in materia di ambiente e di sostenibilità ambientale. Questa occasione di Puliamo il Mondo si è rivelata veramente propizia, diciamo, ad inizio anno, perché i ragazzi hanno spiegato, i ragazzi delle scuole medie hanno spiegato ai ragazzi delle scuole, della scuola primaria, in che modo deve avvenire la raccolta differenziata, ma lo hanno fatto in forma ludica, quindi in forma di gioco, attraverso anche alcuni contenitori per la raccolta differenziata che hanno prodotto loro stessi sotto la guida delle docenti. Quindi penso che il lavorare, il produrre e poi trasmettere da ragazzino a ragazzino il contenuto di questa giornata sia stato fondamentale. Molto spesso noi parliamo della necessità banale di non abbandonare rifiuti in qualsiasi spazio che non sia destinato a quest'uso, e quindi favorire la raccolta differenziata, gestire al meglio questa è una vera e propria risorsa. L'Italia oggi è uno dei paesi più virtuosi dal punto di vista della raccolta differenziata e del riciclaggio dei materiali, ma Puliamo il Mondo è anche tant'altro, espresso attraverso migliaia di iniziative. In questo fine settimana circa 2000 località italiane saranno protagoniste di questa giornata. Quanta differenza fa uno per ognuno a rispettare queste piccole norme? C'è uno slogan che io amo molto che dice: non esistono piccoli gesti se a compierli sono 60 milioni di italiani. Vale a dire, tantissimi piccoli gesti come raccogliere o non buttare un mozzicone a terra, non lasciare i rifiuti, utilizzare l'auto con maggiore razionalità, favorire il trasporto pubblico, risparmiare l'acqua e così via, riciclare i materiali. Sono tre giorni intensi di un'educazione ambientale, di una sensibilizzazione. Il merito va all'assessore Paladino, che ci ha lavorato tantissimo, la presenza di Michele Bonomo, presidente di Legambiente, quindi ci rafforza queste iniziative che devono guardare alla tutela ambientale, ma riguarda noi stessi. Tutelare l'ambiente è come se tutelassimo noi stessi. È un'iniziativa che abbiamo accolto veramente con molto piacere, questo invito, perché veramente l'ambiente è la nostra casa comune, è quel luogo che può permettere a tutti noi di poter vivere. E allora, come tutto ciò che fa vivere, siamo chiamati a prenderci cura di ciò che fa vivere, perché se non parte tutto da qui, allora anche il rispetto che noi siamo chiamati ad avere verso i nostri rifiuti, verso i beni che ci consentono di vivere, e allora perde la sua importanza. Invece, avendo consapevolezza che tutto ciò ci fa vivere, il creato è vita, i beni che ci consentono di vivere danno a noi la vita e ci consentono veramente di continuare a essere vivi nel nostro mondo, e allora prendiamoci cura. Sono veramente felice, oggi è stata una giornata di festa, hanno partecipato le scuole medie in rappresentanza e ugual cosa per le scuole elementari del plesso di Sala Centro. È solo l'inizio di un progetto, coinvolgeremo anche le altre scuole del comune in altri eventi che faremo durante tutto l'anno. Abbiamo aderito a Lega Ambiente, a questa manifestazione, perché ci sembra doveroso come amministrazione dare un messaggio, cioè che è quello che ogni cittadino è custode del proprio territorio. Siamo partiti oggi con i ragazzi perché io ho detto che sono il loro futuro, sono il nostro futuro, ma ha detto bene Michele Bonomo, che fa parte del direttivo di Lega Ambiente Nazionale. Loro sono il nostro presente, da questi bambini possiamo prendere un grande esempio, possono farsi volano di civiltà e di educazione per un mondo migliore.